Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, a grande richiesta, parliamo di interpelli, quindi di questa nuova modalità di reclutamento da parte delle scuole, introdotta, lo ricordo, secondo l'ordinanza ministeriale numero 88/2024. La prima domanda è: che cosa sono gli interpelli? L'interpello sostituisce la cara vecchia amata messa a disposizione ed è un modo in cui le scuole comunicano di non avere delle graduatorie da cui attingere per coprire delle cattedre. E quindi pubblicamente la scuola sul suo sito dice che ha a disposizione questa cattedra per questa classe di concorso, per questo numero di ore e apre delle candidature pubbliche. Ok? Quindi l'interpello funziona in un certo senso in una maniera inversa rispetto alla messa a disposizione, per cui con la messa a disposizione io mi candidavo presso le scuole senza sapere quali fossero le scuole che avevano realmente bisogno, ok? E senza sapere neanche quali fossero i posti disponibili rimasti. Con l'interpello invece è la scuola che, tra virgolette, chiede aiuto e a quel punto i docenti possono candidarsi. Rispondiamo subito alla prima domanda e la domanda è: ma perché alcune scuole non hanno ancora attivato la funzione dell'interpello, anzi hanno ancora la sezione MAD sul loro sito e accettano ancora MAD messe a disposizione? La risposta purtroppo è che non tutte le scuole sono allineate alla normativa. La normativa è l'ordinanza numero 88 del 2024. Non è stata recepita evidentemente da tutte le segreterie. Devo dire, per la zona che conosco io, per la maggior parte dei casi le scuole sono tutte allineate. Ci sono però delle scuole, delle casistiche in Italia che mi avete segnalato, per cui sta perpetrando la messa a disposizione. Questo sicuramente non è un bene, però sappiamo che in questi casi è difficile sradicare, non sto giustificando, però in questi casi è difficile sradicare l'abitudine in qualche modo. Anche se l'interpello per molti versi per i docenti è più comodo, è stato introdotto con un obiettivo di maggior trasparenza, per le segreterie potrebbe essere più oneroso e dopo vi spiego il perché. Cosa succede? Appunto, l'ordinanza ministeriale dice che nel sito di ogni scuola deve essere istituita la sezione interpelli. Quindi io sono la scuola Pinco Pallino, nel mio sito ci deve essere una sezione in cui pubblico gli interpelli dei posti a disposizione. Parallelamente, nel sito dell'ufficio scolastico provinciale ci deve essere sempre la stessa sezione dedicata agli interpelli che raccoglie le richieste, diciamo, di tutte le scuole della provincia. Ok? E da qui rispondo alla domanda, quindi come si fa a tenersi aggiornati sugli interpelli che vengono pubblicati? Con queste due vie principalmente, o tenendo monitorati i siti delle singole scuole o tenendo monitorati i siti degli uffici scolastici provinciali. Ora, ci sono dei servizi a pagamento che fanno questa cosa, cioè avvertono il docente degli interpelli a disposizione attraverso, non lo so, vari sistemi di notifica. Nel dettaglio non so dirvi perché non conosco e non ho mai utilizzato questi servizi. Ho lavorato tramite MAD per 4 anni, ma l'interpello non mi ha toccata. Quindi non so se consigliarvi questi servizi o meno, valutate un po' voi perché possono essere comodi da un lato, però è anche vero che offrono un servizio che si può tranquillamente, diciamo così, sostituire con un controllo personale. Valutate un po' quali sono i prezzi, quali sono le offerte, anche perché ci sono diversi siti che si occupano di informazione scolastica, tra i quali Orizzonte Scuola, che periodicamente, quotidianamente, aggiornano degli articoli in cui riassumono gli interpelli pubblicati. Ok? Quindi potete avvalervi anche di questi strumenti gratuiti che ci sono ed è bene valorizzarli. Magari vi lascio nel box informazioni il link a questo articolo. Altra cosa, gli interpelli. Di che tipo possono essere? Cioè possono essere per supplenze lunghe, per supplenze brevi.
Dipende, ok? Quando si arriva all'interpello, quando le GPS sono esaurite, quando la graduatoria d'istituto della singola scuola è esaurita, quando la scuola ha provato ad attingere anche da graduatorie d'istituto di scuole vicinorie e non ha trovato nessuno, a quel punto l'ultima spiaggia è pubblicare l'interpello. Potrebbero essere dei posti anche annuali, anche al 30 giugno, sì, se non si è riusciti ad assegnarli in nessun modo, dalle procedure che vi ho appena elencato, ma potrebbero essere anche delle supplenze brevi, quindi una supplenza su malattia, una supplenza per 10 giorni. Ok, solitamente le scuole cercano di venire incontro, nel senso che laddove c'è una supplenza breve con una possibilità di rinnovo, lo scrivono. Ok, vi scrivono supplenza magari di 15 giorni con possibilità di rinnovo. Una possibilità del genere si potrebbe configurare magari quando, faccio un esempio tipico che ai tempi era capitato a me, una persona in gravidanza a rischio che aveva certificati di malattia che andavano di 15 giorni in 15 giorni, la segreteria sapeva che quella persona non era nelle possibilità concrete di poter rientrare in servizio. Però contemporaneamente il contratto del supplente deve andare in parallelo col contratto di malattia dell'assente, ok? Quindi solitamente quando c'è possibilità di rinnovo lo indicano. Possono anche essere delle supplenze molto brevi, cioè ci può essere un interpello per una supplenza di una settimana, di 3 giorni, di 5 giorni. L'interpello viene aperto e viene data una data di fine, cioè viene detto gli interessati si possono candidare entro tot data e tot ora, ok? Generalmente sono delle finestre, non sa adesso non saprei darvi un criterio generale, però 24-48 ore all'incirca. Per cui bisogna anche accorgersi con una certa tempestività degli interpelli e prendere servizio con una certa tempestività. Cosa succede una volta che il termine di tempo per candidarsi si è chiuso? E qui veniamo al discorso che vi facevo prima, cioè il lavoro per le segreterie. Le segreterie raccolgono le candidature, ok? Ora io conosco diverse persone che lavorano come personale ATA, quindi impiegate nelle segreterie, che mi hanno raccontato di esperienze, di queste prime esperienze, di questi primi giorni su interpello e mi hanno detto che arrivano tante candidature, tante, tante, tante a livello proprio nazionale. Ok, perché essendo pubblicate sui siti, tu magari sei in Sardegna e mandi un interpello in Friuli Venezia Giulia, oppure sei in Sicilia e mandi un interpello in Friuli Venezia Giulia. Mi ha detto, guarda, ne arrivano tante, molte più delle messe a disposizione. E quindi il personale di segreteria, secondo un'organizzazione interna, che adesso insomma dipende da scuola a scuola, però devono creare una graduatoria di queste persone. Quindi devono analizzare le candidature, creare una graduatoria e poi, cosa importantissima ai fini della trasparenza di cui parlavamo, a differenza delle messe a disposizione, deve essere detto chi si è accaparrato quel posto e in ragione di quali titoli, ok? Per cui, vi dicevo prima, ci sono delle scuole che non si sono allineate ancora agli interpelli. Sono sicurissima che lo facciano in buona fede perché non sono aggiornati alla normativa, anche se in queste cose, secondo me, la buona fede arriva fino a un certo punto, perché se c'è una norma ti devi aggiornare. È anche vero che la maggior portata delle candidature su interpello comporta, sta già comportando un gran lavoro delle segreterie, un gran lavoro in più. Considerate che sono delle segreterie che in moltissimi casi si stanno occupando anche del controllo del personale che ha preso servizio da graduatoria, quindi il controllo del punteggio, l'eventuale rettifica dei punteggi, stanno facendo un lavoro disumano, ok? In parallelo ci sono un sacco di cattedre vacanti perché tutti i posti accantonati da concorsi non ancora terminati sono con supplenze fino a 20 diritto e c'è difficoltà evidente ad affidare queste supplenze a qualcuno perché nessuno se le vuole prendere, detta proprio molto sinceramente. Quindi
Questo è un po' l'iter dell'interpello, viene poi comunicato all'interessato che si è aggiudicato il posto e va a prendere servizio. Ora, domanda delle domande. Ma l'interpello dà punteggio? Dipende. Dipende, com'era per le messe a disposizione. Ricordatevi che il mantra è questo. Il punteggio si dà per le supplenze, per le classi di concorso per le quali si ha il titolo, ok? Io posso mandare un interpello per una classe di concorso diversa dalla mia? Sì. Farò punteggio? Se non ho il titolo, no, ok? Se non ho il titolo, no, vuol dire che quel servizio non avrà valore giuridico, quindi non potrò caricarlo nelle graduatorie, però prenderò lo stipendio, prenderò i contributi e tutto il versante economico. Dal punto di vista del punteggio, se io ho una laurea per una classe di concorso delle secondarie e rispondo ad un interpello della primaria e mi prendono ad un interpello della primaria, io non faccio punteggio. Non lo faccio perché non ho il titolo per quella classe di concorso lì. Ok? Quindi devo valutare, sono delle scelte, ci sono persone che in maniera molto legittima dicono chi se ne frega del punteggio, voglio lavorare. E persone che invece dicono no, se non faccio punteggio è meglio che non mi muovo di casa. Dipende. Si può partecipare ad un interpello in una regione ed una provincia diversa dalla propria? Sì. In una regione in una provincia diversa da quella per cui sei in GPS? Sì, si può. Chiaramente, quando le scuole fanno la graduatoria di cui vi dicevo poc'anzi, tengono conto dei titoli, ok? Se io devo stilare una graduatoria per un posto da interpello su primaria, chi avrà la precedenza? Tutte le persone che sono in graduatoria su primaria e che non hanno ottenuto un posto da graduatoria, quindi chi ha la relativa abilitazione, e poi ci saranno tutti gli altri, ok? Quindi, come è giusto che sia, perdonatemi se mi sbilancio, le persone col titolo hanno la precedenza, ma era così anche da messa a disposizione. La differenza con la messa a disposizione, che è un'importantissima differenza, è che fino all'anno scorso chi era in graduatoria e non riusciva a ottenere una supplenza da graduatoria, la MAD non poteva mandarla. Cioè la gente si depennava dalle graduatorie per poter inviare MAD. Con l'interpello questo non accade, fortunatamente. Altra cosa, altra domanda è: ma ci sono delle sanzioni legate agli interpelli? Beh, sì. Ok, sì, queste sanzioni sono descritte all'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale numero 88 del 2024, se non erro in particolare al comma 2, perché gli interpelli seguono le stesse sanzioni delle graduatorie di istituto. Ok, vi faccio un esempio: poniamo che io voglia lavorare tramite interpello, mi collego sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e vedo che ci sono 20 interpelli aperti. Sto facendo un esempio con numeri a caso e dico: ok, proviamo il tutto e per tutto, mi candido per tutti e 20 gli interpelli. Si può fare? Sì. Perché uno dice: vabbè, in uno mi prenderanno, vediamo un po'. Cosa succede? Che magari su 20 interpelli a cui mi sono candidato, due scuole mi dicono: ti sei accaparrato il posto. E io dico: porca miseria, ne devo scegliere una, ok? A quel punto chiaramente ne scelgo una e vado a prendere servizio in una delle due che mi ha nominato. E l'altra? Nell'altra si applica la sanzione che si applica anche per le graduatorie d'istituto, cioè se tu non rispondi a quell'interpello effettivamente, quindi non prendi servizio dopo che la cattedra ti è stata conferita, quella scuola per l'anno in corso non ti chiamerà più. Punto. Ok? È questo il discorso degli interpelli, per cui ci si può candidare, ma pure a 50 interpelli tutti insieme. Può essere che non vi prenda nessuno, può essere che vi prenda uno solo. Se vi prendono 10 scuole diverse, ovviamente bisogna scegliere. E il fatto di sceglierne una e escludere tutte le altre implica che quelle escluse non ci chiamano più per l'anno in corso. Questo è, diciamo così, il panorama che riguarda gli interpelli. Una piccola aggiunta volevo farla rispetto alle graduatorie di merito dei concorsi, ok?
perché sono uscite, stanno uscendo diverse graduatorie di merito, in particolare è uscita quella di posto comune primaria Lombardia, che è una graduatoria molto nutrita, ci sono più di 1800 persone tra i vincitori, perché c'erano 1800 posti e spicci, ed è una graduatoria zeppa di errori, ok? È una graduatoria per cui tanti mi avete segnalato che ci sono errori grossolani, evidenti. Per cui consiglio, se voi avete una supplenza al 31 agosto, nella stessa regione per cui avete fatto il concorso e per la stessa classe di concorso per cui avete vinto il concorso, potete rimanere in quella supplenza lì. Per tutti gli altri casi, quindi le supplenze in altra regione, le supplenze al 30 giugno, accettare il ruolo significa andare nella sede di assegnazione del ruolo, a meno che non lo vogliate rifiutare, per carità, se lo volete rifiutare è un altro conto. Però la sola visione della graduatoria di merito non vi deve, cioè vi deve dare gioia, per carità, non voglio terrorizzare nessuno, però la sola lettura del vostro nome in graduatoria di merito non deve darvi la certezza al 100% e soprattutto non deve darvi modo di comunicare alla scuola che avete, tipo, sono vincitore di concorso, me ne vado. No, non fatelo. Tacete fino a quando non avete un'assegnazione definitiva di provincia e di sede. Fino a quando non aprono le funzioni di assegnazione provincia e funzione di sede, la graduatoria può subire delle rettifiche. C'è scritto poi che ogni graduatoria di merito è passibile di ricorsi fino a 60 giorni dalla pubblicazione. Però, lasciando stare i 60 giorni del ricorso tramite TAR, la rettifica della graduatoria, banalmente perché vengono segnalati degli errori, può avvenire fino a quando non aprono le funzioni di assegnazione provincia e assegnazione sede. Per cui siate cauti da questo punto di vista e mi sento di dirlo perché tante persone che sono risultate tra i vincitori mi hanno proprio detto: guarda, io vengo fuori come riservista per il servizio civile universale. In realtà mi sono sbagliato, sbagliata, perché ho dichiarato un servizio civile nazionale. Ok? Ed è più di uno che mi ha scritto questa cosa. Bisogna dare il tempo, ovviamente, all'ufficio scolastico di recepire le segnalazioni, di fare le rettifiche. Quando si tratta di fare verifiche su una mole di candidati così grande, è fisiologico ed è chiaro che qualche errore ci sia, siate cauti, ecco, volevo soltanto dire questo. Io vi ringrazio per aver visto questo video come al solito, ci vediamo alla prossima, se vi va iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, scusate ogni tanto la lingua va per conto suo.